Buongiorno a tutti cari amici, da più parti arrivano anche messaggi positivi alla nostra redazione. Sono in tanti quelli che pensano che da questo momento di crisi sicuramente potremmo trarre anche nell'immediato futuro delle grandi, grandi opportunità. Sicuramente ci saranno le opportunità di migliorarci e anche di migliorare la nostra qualità di vita e anche la qualità del nostro lavoro, o almeno in parte. Sono certo che avremo modo anche di usare in maniera molto più consapevole i vari canali di comunicazione che abbiamo a disposizione, partendo da internet. Internet che è uno strumento assolutamente meraviglioso e potentissimo che ci permette di poter fare tantissime cose. Lo stiamo vedendo oggi in momenti di emergenza e qui parliamo di poter imparare ad usarlo in maniera più consapevole per imparare sviluppando sempre di più la cultura dell'e-learning e pensiamo a tutte le centinaia di migliaia di studenti delle varie classi fino ad arrivare alle università e anche per le working. Infatti un maggior utilizzo anche dello smart working, altra possibilità e opportunità che potrebbe derivare un futuro nel non mettere un domani in disparte, superata la crisi, questo strumento, è quella, così come anche affermata da tantissimi studi, che viene con lo smart working aumentata la produttività, viene migliorata la qualità di vita dei lavoratori, ma allo stesso tempo si fa anche un grande aiuto per l'ambiente. I livelli di inquinamento di questi periodi in Italia, come nel resto del mondo, sono arrivati ai minimi storici. Di questo abbiamo parlato con Mario Cesaroni, che ha mandato un suo contributo. Mario Cesaroni è il CEO di Digital Facility, è una società multi-utility nel settore del system integration e del facility management. E Mario Cesaroni ha con noi parlato di quali saranno le opportunità che potranno essere create alla fine di questa impegnativa esperienza. Vediamo il contributo di Cesaroni. Buongiorno a tutti, sono Mario Cesaroni, CEO di Digital Facility, società che si occupa di System Integration e Facility Management. Cercherò in 3 minuti di dare il mio contributo, come mi ha chiesto l'amico Massimo Morosini. Che cosa succederà alla fine di questa pandemia, di questa esperienza? Quali opportunità nasceranno? Ebbene, sicuramente possiamo partire dallo smart working. Lo smart working si svilupperà sempre di più necessariamente, ma perché se ne capisce l'opportunità. Abbiamo capito che può migliorare attraverso degli studi fatti la qualità di vita e del lavoro delle persone che lo praticano, così come l'e-learning, che sicuramente influenzerà molto nel prossimo futuro anche l'attività di studio dei nostri figli e sicuramente parte degli studi avverranno anche nelle scuole pubbliche sempre di più attraverso l'e-learning. Questo che cosa comporterà? Comporterà un miglioramento della qualità dell'ambiente, come già stiamo vedendo in Cina, dove alcuni stanno dicendo: non ho mai visto un cielo così limpido in Cina. Ebbene, questo sicuramente succederà anche da noi e porterà una serie di vantaggi e una qualità della mobilità migliore, sicuramente non quella di oggi perché dovremo continuare a muoverci, ma potrà spingere lo sviluppo di tecnologie come quella dell'elettrico e altre ancora, con questa opportunità che abbiamo di riflettere, di pensare più a fondo a queste situazioni. Sicuramente ci saranno quindi la necessità di sviluppare sempre di più da parte del nostro governo lo sviluppo delle infrastrutture di rete, perché tutto questo va supportato con grosse quantità di banda larga, il 5G comunque, e grossi data center che contengano tanti dati. Abbiamo bisogno di questo adesso e subito, così come di aiuti come credito d'imposta per non solo per la sanificazione degli ambienti, ma anche e soprattutto per lo sviluppo delle nuove tecnologie di piattaforme software che sviluppano l'e-learning, che aiutano a diminuire i costi, che aumentino la qualità del lavoro. Potrei dire molto altro ancora perché ci saranno nuove professioni per migliorare la qualità di vita degli ambienti. Le sanificazioni che diventeranno una manutenzione costante e non una tantum, tutto ciò che riguarderà la salute, l'ambiente, la consapevolezza dello stare bene e di una qualità di vita migliore per noi e per i nostri figli. Concludo perché so che il nostro tempo è breve, mi piacerebbe dire molto altro, ma faccio a tutti i miei migliori auguri di un prossimo e migliore futuro.
Grazie al contributo di Mario Cesaroni che è stato puntuale e preciso. Una cosa certa che possiamo dire oggi è che il decreto Cura Italia è un qualcosa di importante, ma è una piccola cosa al confronto di tutto quanto sarà necessario mettere in campo per poter permettere alla nostra martoriata economia di rimettersi in moto e in un cammino che sia sempre più positivo. Tra le tante proposte che ci arrivano in redazione, ripetutamente arriva da più voci la richiesta che possa essere previsto un credito d'imposta per tutte quelle imprese che investano in piattaforme, in software, in sicurezza delle reti, in cloud, tanto per le learning quanto per le working. Possiamo cogliere l'occasione di questo periodo per migliorare noi stessi. In questo periodo in cui siamo costretti a rallentare i nostri ritmi, possiamo riflettere su cosa è veramente importante. E sicuramente una di queste cose, se non la principale, è proprio garantire un grande e prospero futuro per i nostri figli. Grazie a tutti.